se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più. Il destino mi osserva, stavolta no, non posso fermarmi. Stavolta sarai tu a guardarmi, come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta, come una luce che si accende. Stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spaccano il cielo e cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere. Amici sportivi, buonasera da tutto campo. Se sul fronte del calcio giocato, le due ultime partite, quella di Coppa Italia con la Samp e quella di La Spezia, non lasciano dubbi al momento difficile dei biancazzurri, sul fronte delle infrastrutture c'è sicuramente qualcosa di nuovo. Ne abbiamo già parlato ed è appunto il nuovo stadio, quello che si vorrebbe costruire a Pescara. Se ne è parlato oggi pomeriggio nel padiglione espositivo della Camera di Commercio, ci sono stati tanti personaggi, ma parleremo più tardi, fra pochissimo, anzi, di questo argomento, collegandoci proprio con il porto turistico dove c'è Enrico Giancarli. Intanto un saluto e un bentornati a Walter Nerone e Luigi Mascia. Buonasera. Buonasera. Andiamo subito allora al ristorante Franco, al porto turistico, dove c'è Enrico Giancarli. Con chi? Enrico, buonasera. Allora, buonasera Pierluigi, intanto un saluto qui dal porto turistico di Pescara, dove poco fa è terminata la presentazione del progetto del nuovo stadio. Alcuni degli ospiti, non sono ancora arrivati tutti, sono nella cena buffet offerta dopo la presentazione dello stadio, un progetto avveniristico, fantastico, parole importanti del presidente del CONI Giovanni Malagò, che è intervenuto con un saluto istituzionale. Lo stadio dovrebbe essere pronto per la stagione 2020-2021, è stata infatti consegnata proprio al numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò la maglia della Pescara, con dietro scritto invece che il numero di gioco la data del 2020. Sarà un impianto da 20.700 posti, 1.640 posti auto, quindi ampio parcheggio, una struttura importante sottolineata anche dalle parole del numero uno della Sampdoria Ferrero, che ha annunciato durante la trasmissione che tra 6-7 mesi lo stadio Ferraris di Genova sarà di proprietà della Samp e della Genova. Questo per sottolineare come ai giorni d'oggi non è possibile immaginare una squadra importante senza uno stadio di proprietà. Di questo e di altro parleremo tra poco, non appena arriveranno tutti coloro che sono stati ospiti di questa bella serata alla Marina di Pescara qui nel ristorante da Franco. Per il momento Pierluigi ti restituisco la linea, naturalmente un saluto a te, agli ospiti in studio e ai nostri telespettatori. Grazie, grazie a Enrico, quindi pronti a collegarci fra poco con il porto turistico di Pescara per sentire alcune opinioni. Gli altri ospiti della serata, il questore, ex questore, ma rimane sempre il titolo di Pescara, Paolo Passamonti. Buonasera. Buonasera Paolo, bentornato nella nostra trasmissione. Grazie. Dunque, grazie. Momento difficile sul campo per il Pescara questo. Un momento difficile, un momento un po'... è iniziato bene. La prima mi ha esaltato, come ha esaltato tutti, penso. Poi un po' di calo fisiologico, poi si riprende. Io penso che sia il Pescara come degli anni scorsi. Non mi abbatterei più di tanto, anche perché la classifica è molto corta. Basta vincere una partita e si ritorna già in zona playoff. Per cui sarei più sereno. Cioè, io penso che ci sia un po' troppa agitazione in questo momento da parte di tutti. Bene, abbiamo un altro ospite e vediamo il contributo. Yeah.
Buonasera, senatore Razzi. Buonasera. Senatore, senta, allora il referendum si sta avvicinando. Guarda, grazie che mi dai l'opportunità di parlare agli elettroni e farci un cappello elettorale. Elettori, appello, Razzi. Presente. No, non appello in quel senso, la prego, non cominciamo, appello elettorale. Ecco. Allora io voto al no. Ecco, va bene, anche preso. Perché nell'altro modo si potrebbe dire che come qua, quasi come qua, una dittatura. Non proprio dire... quella dittatura che ci mette gli elettrodi nel coglione che con la batteria. No, quella lì no. Siamo così. Un po' alti stasera. Io dico la più prego. Quella dittatura tipo di mia moglie. Ma non è che non mi fa vedere il grande fratello V perché vuole vedere il report. Vabbè, con insomma, quella scassa cazzo della Gabanelli. No, la prego. So. Bene, allora il senatore Antonio Razzi, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. E bentornato nella nostra trasmissione. Molto diceva volentieri. Walter, abbiamo l'originale, insomma. Quindi almeno vedi, Rete 8 ospita l'originale, l'altro invece è falso, l'originale è qui. Serve per sorridere un pochino, per sdrammatizzare. Ma la politica è altro. Io penso che Crozza fa il suo mestiere, quello di far ridere. Io... ahimè, non faccio ridere, però sto tranquillamente a quello che fa, mi diverto, devo dire che mi diverto anch'io a vederlo. E poi fa una bella pubblicità, oltre che fa la pubblicità a me, ma fa una bella pubblicità all'Abruzzo e ha valorizzato la canzone Vola Vola, che era dimenticato. Invece adesso molti ragazzi lo conoscono. Io vedo dei ragazzi che quando vengono al Senato... mi canticchiano Vola Vola, dico, da dove venite? Veniamo dal Veneto, bravo, dice, ma avete imparato la canzone nostra che è la tipica canzone abruzzese. A proposito, sabato allo stadio uscirà il giornale omonimo del nostro, della nostra trasmissione A Tutto Campo, vogliamo vedere la prima pagina che è stata preparata, eccola qua. Proprio. Io ci credo, bravo, si dice sempre non credo, ma questa volta ci credo. Okay. Bene, sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice e sbalordito, non t'ho visto mai, a tutto campo arriverà, e un talk show del tuo Pescara qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca se seguici. minuti, siamo in diretta da Rete 8 per la trasmissione A Tutto Campo. Vi ricordo che siamo in collegamento con il porto turistico di Pescara, dove ci sono personaggi d'eccezione per la presentazione del nuovo stadio di Pescara che c'è stata nel pomeriggio. Fra poco ci collegheremo con Enrico Giancarli e ascolteremo alcuni di questi personaggi. Intanto parliamo subito di quello che si è detto nel pomeriggio, abbiamo un servizio per introdurre l'argomento, vediamo. Presentazione in grande stile del progetto per il nuovo stadio di Pescara, l'Arena dei Biancazzurri, inaugurazione prevista stagione 2020-2021, un parterre importantissimo alla Marina di Pescara per questa serata, stadio da 20.700 posti con un ampio spazio relativo ai parcheggi, presenti tra gli altri il presidente del CONI Giovanni Malagò, a cui è stata consegnata la maglia con la data del 2020, il presidente del CONI Malagò e la presidente della Pescara, Daniele Sebastiani. Presidente Malagò, c'è l'anno 2020 nella maglia che il presidente della Pescara, Daniele Sebastiani, le ha donato, significa che questo stadio a Pescara Arena vuole essere pronto per il 2020? Beh, insomma, è coraggioso, ma è giusto così, perché se uno non si prefigge un traguardo, anche una data, insomma,
Questi sono impianti che hanno visto tante persone veramente soffocare le proprie speranze, i propri sogni, dietro veramente un percorso fatto di complicazioni, di insidie, di burocrazia. Insomma, sappiamo benissimo quello che ha caratterizzato tante vicende dell'impiantistica in Italia. Quindi oggi ci tenevo a essere qui, dimostrare il mio incoraggiamento è nella direzione giusta, anche a nome di tutto il resto dello sport, perché può liberare diciamo, l'attuale impianto per altre discipline sportive. Presidente Sebastiani, lei lo ha detto più volte in questa splendida serata per presentare il nuovo stadio, deve essere un progetto, uno stadio di tutti, condiviso da tutti, lo stadio dell'Abruzzo, perché? Perché sì, perché sono progetti importanti e tutti gli abruzzesi sanno da quale crisi stiamo uscendo pian piano e quanto sia importante oggi sponsorizzare un investimento di questa natura, perché porterebbe tanto lavoro, porterebbe lavoro prima, durante e dopo, e quindi per questo, anche per questo motivo, non solo per realizzare la Casa del Pescara, anche per questi motivi che sono anche più sociali che sportivi, e secondo me deve essere il progetto di tutti. Consegnata la maglia al presidente del CONI con scritto 2020, quindi un impegno forte affinché stagione 2020-21 diventi la Casa del Pescara. Ma noi siamo in grado di prenderci questo impegno e di portarlo avanti. Adesso tutti quanti, quando io insisto sulla parola tutti insieme, lo dico per tutti quelli che saranno interessati a far scorrere velocemente questa progettualità e questo progetto. Uno sport deve essere divertimento, deve essere passione. Ho cercato solo di fare un po' l'ironico per sdrammatizzare la serata, che stanno tutti lì a guardare magari un po' tristarelli, per cui io amo la gente che sorride. Lei ha detto tra 6-7 mesi il Ferraris diventerà con il Genoa il nostro stadio di proprietà. È importante quanto per una società oggi avere uno stadio? L'ho già detto, avere uno stadio non è importante soltanto per la società di calcio, è importante per il tifoso, è un centro di aggregazione sociale, perché come ho già detto magari una famiglia, non tutti vogliono andare a vedere una partita, e magari ci sono dei bambini che vogliono andare a fare un po', a giocare sulle macchinette, andare a fare, la mamma vuole andare con l'amica a fare un po' di shopping e quant'altro, è inutile che mi dilungo, e uno entra dentro in questo stadio pagando un biglietto unico, magari non so cosa avverrà, quello che voglio fare io, e c'è chi si va a vedere la partita, chi va a mangiare, chi fa shopping e passa una bella domenica. Presidente, come si comportano gli abruzzesi, Giampaolo, Caprari, Verre, Torreira? Da abruzzesi. Quindi? Bene, l'Abruzzo è una bella regione, sono venuto perché amo l'Abruzzo, amo l'Adriatico. Pensate che io venivo qua da bambino, 10 giorni ad agosto, per me era un sogno. Meglio la cena offerta da Sebastiani o quella da Giampaolo a Giulianova? Non ho capito cosa hai detto. Meglio la cena che offrirà Sebastiani a Pescara o quella che le ha offerto Giampaolo a Giulianova? Ma la cena è un luogo di culto dove tu accontenti la tua pancia. L'importante è che sia l'ultima cena. L'ultima, presidente, un giudizio su questo stadio che ha visto in video. Beh, è meraviglioso. Anche che il video inganna, però penso che sia un progetto meraviglioso, innovativo, all'avanguardia di tutti. La società che loro hanno preso, l'hanno già detto, una delle migliori. Un progetto innovativo senz'altro, se ne è parlato, ma anche qualche critica, qualche contestazione, anche se limitata, ma abbiamo visto degli striscioni nei confronti del presidente Sebastiani. Non so se possiamo vedere le immagini di questi striscioni. Allora, tanto positivo, ecco, qualcosa che diciamo un po' tra virgolette ha cercato di rovinare la serata. Ma oddio, finché si tratta di atteggiamenti, di striscioni, di cartelloni che non vanno oltre, diciamo, il limite del confine del buon gusto, per me ci sta. Era un evento importante, era anche naturale che chi voleva in qualche modo attirare l'attenzione sul momento non felicissimo della squadra provasse, insomma, cercasse di partecipare, di farsi sentire e vedere. Impedire o comunque censurare il tifoso che vuole manifestare il suo, tutto sommato, la sua tristezza, la sua delusione, con ostricione che, insomma,
Certo, non era tenero, non erano teneri col presidente, però stiamo nell'ambito della contestazione, diciamo che sportiva, almeno finché ci sono stato io non c'è stato nient'altro che questo, ed è stata anche, diciamo, piuttosto discreta, nel senso tenuta ai margini. Poi adesso io ignoro che ci siano, ci possano essere state, spero, auspico di no, perché cambierei subito la mia opinione sulla legittimità della contestazione, però questo fa parte del gioco. Lì dentro si stava presentando un sogno che dovrebbe diventare realtà, un sogno da 75 milioni, insomma, no, un bel sogno, è ovvio che fuori qualcuno stesse pensando, cioè, vabbè lo stadio FIFA, ma se andiamo in Lega Pro, cioè, non ci sarà bisogno neanche, cioè, basterebbe il vecchio Rampini. Ecco, torniamo, Luigi, al calcio giocato. Due partite che dovevano essere comunque una svolta dal punto di vista del gioco, io parlo. Alla Spezia il gioco è stato inesistente da parte del Pescara, con la Sampdoria si è vista qualcosina, insomma il bilancio comunque è negativo a questo punto. Solo una settimana fa abbiamo fatto una trasmissione in cui auspicavamo finalmente di vedere sbocciare il Pescara dopo la vittoria interna con la Pro Vercelli convincente. Avete fatto. Abbiamo pensato e abbiamo sperato pensato, un po' da tifosi ma anche da opinionisti, sì, sì, che le due partite, non tanto quella con la Sampdoria che non era la portata del Pescara, ma che comunque nella speranza di tutti poteva essere anche una passerella in un palcoscenico importante come lo stadio di Marassi. Ma speravamo soprattutto che alla Spezia, con una squadra, io lo ribadisco, anche dopo quella partita e dopo un risultato come 4-0, per chi l'ha vista quella partita, con una squadra assolutamente alla portata del Pescara, anzi io sono convinto che lo Spezia sia una squadra modesta rispetto invece anche allo stesso Pescara, lo dimostra quello che si è visto in campo nei primi minuti, in cui il Pescara sembrava poter avere in pugno la partita e avere una superiorità tecnica e anche tattica che potesse portare ad un sabato felice e sorridente. Invece poi c'è stato un crollo e questa è una delle zone d'ombra di questa squadra, cioè la tenuta anche mentale di questa squadra, perché che ci siano mezzi tecnici importanti, questo lo sappiamo tutti, che poi ci siano delle potenzialità tattiche fondamentali e in mano comunque ad un maestro del calcio come Zeman, anche se quest'anno ci siamo lamentati di aver visto poco Zeman nelle applicazioni pratiche del Pescara, e poi però ci sono questi blackout mentali, perché io non so dare altre spiegazioni se non di blackout mentali, cioè di tenuta psicologica dei giocatori del Pescara, che evidentemente non sono fino in fondo squadra. E poi arriva un tracollo come quello che abbiamo visto alla Spezia, o arrivano i primi minuti della partita con la Sampdoria, perché poi anche lì nel secondo tempo, un po' perché la Sampdoria aveva acquisito ormai il risultato, però nel secondo tempo si è visto qualche sprazzo di bel gioco, ma qualche sprazzo di bel gioco quando si è sotto di 3 gol chiaramente non può bastare per convincerci che il Pescara sia in ripresa, anzi il trend mi sembra decisamente in ribasso. E la preoccupazione è tanta, perché questo è un campionato, e lo abbiamo detto fin dalla prima giornata, scivoloso. È un campionato scivoloso in cui sì, è vero che sei a 3 punti dalla zona playoff davanti, ma sei anche a 3 punti dalla zona playout, con squadre che sono giù, che sono in ripresa. Mi riferisco per esempio al Cesena, che ha avuto un avvio disastroso, ma che per esempio con Castori ha trovato una sua dimensione. Ma ci sono anche altri esempi di questo genere, quindi bisogna stare molto molto attenti, bisogna ritrovarsi, e io credo e continuo a credere che Zeman possa rischiare, grosso, perché la discontinuità non agevola, ma se ci fosse, mi auguro di no, continuità invece di risultati negativi o di prestazioni negative, anche alla luce della sistemazione a Oddo, a cui rivolgo un grande e caloroso in bocca al lupo,
Beh, questo ha creato poi i presupposti anche per liberare risorse economiche che forse in qualche modo erano un po' congelate. Allora, Zeman in discussione o non in discussione, cercheremo di capire questo. Tra l'altro in settimana ci sono state anche le dichiarazioni di Ben Ali piuttosto insofferenti per il fatto di non poter entrare in campo, di non poter giocare. Poi Ben Ali a Genova ha giocato, ma insomma, che cosa ne pensi, Paolo, di questo momento? Secondo te rischia Zeman? Guarda, io sono sempre contrario. Sebastiani l'ha escluso, però si sa che quando i presidenti incominciano a escludere è la volta buona. Fondamentalmente io sono sempre contrario a sostituire gli allenatori, a meno che non ci sia veramente un caso eclatante di incompetenza, e non mi pare che sia il caso di Zeman. Quindi aspetterei, e come ripeto quello che ho detto prima, noi nel 2000, l'ultima volta che siamo andati in A con Zeman, 2012. Abbiamo avuto un periodo, no, all'inizio di gennaio, dove abbiamo infilato non so quante sconfitte, 3-4 sconfitte di seguito, ma poi la squadra è andata in Serie A. Io penso che si debba stare un pochettino più tranquilli e farli lavorare un po' tutti. Il senatore Razzi che ne pensa? Come vede la squadra? Ritornando alle contestazioni che c'è stato, ma qualsiasi cosa che si fa, le contestazioni ci saranno sempre. Non ci sarà mai al 100% che tutti ti vogliono bene, magari ci fosse, che sarebbe, fossero così. Per quanto riguarda le partite, io ne vedo poco perché sono sempre fuori, però alcune volte lo vedo in televisione, alcune volte giocano da grandi, sembra che sono giocatori da Serie A, che possono giocare tranquillamente in Serie A, e alcune volte sembra che sono svogliati, sembra che non hanno voglia di giocare. Io penso che lì gli deve cambiare la mentalità, perché uno che vuole andare e vuole fare i play-off e perde 4-0 con la Spezia, una squadra come il Pescara che dalla Serie A è il primo anno, che l'anno scorso era in Serie A e che quest'anno sta giocando in Serie B, non può perdere 4-0 con la Spezia, perché perde 1-0, 2-1, può succedere, ci mancherebbe altro, ma 4-0 vuol dire che il Pescara non c'è. Allora, se non c'è, deve cambiare mentalità. Allora Zeman gli deve far cambiare mentalità ai giocatori, deve dare la mentalità vincente, come di solito sa fare lui. E questo le deve fare al più presto, se no altrimenti dobbiamo quasi quasi giocare per non retrocedere. Io mi auguro che riusciamo a fare almeno i play-off, che almeno ci sarà sempre la speranza e magari possa infilare 3-4 vittorie, come diceva l'amico Paolo. Potrebbe, visto che sta a poche distanze sia da sotto sia da sopra, magari con 2-3 vittorie si arriva subito su a fare tranquillamente i play-off. Bene, pubblicità, torneremo tra pochissimo. 21:58 di nuovo in diretta, allora vediamo cosa succede al porto turistico di Pescara, dove c'è Enrico Giancarli. So che i big, tra virgolette, alcuni di loro sono in riunione da qualche parte, però tu hai degli ospiti importanti. A te la linea, Enrico. Sì, eccoci Pierluigi. Intanto saluto e ringrazio Daniele Barone, prima voce della Serie B di Sky Sport, che ha presentato la serata nella presentazione del nuovo stadio. Cominciamo dallo stadio. Daniele, 2020 è possibile inaugurazione di un progetto davvero molto bello, sei d'accordo? Molto bello, da pescarese sono contento di aver raccontato questa sera la nascita di questo progetto, il varo di questo progetto. Io credo che in Italia ci sia un grande bisogno di impianti come quello che il Pescara ha presentato oggi, e ancor prima dei progetti, di idee come quella che Sebastiani con l'amministrazione comunale, con gli ingegneri della Proger, insomma, che tutti insieme, giocando di squadra, perché questo è uno degli elementi emersi questa sera, hanno portato questa sera sul palco del porto turistico. È un bellissimo impianto, io spero che veramente si faccia, perché poi in Italia lo sappiamo, la Roma e lo stadio della Roma ci insegna che poi le difficoltà nell'iter burocratico sono tante, o possono essere tante. Pescara non ha la pretesa di costruire uno stadio come quello della Roma, quindi spero che i tempi siano più veloci, più rapidi, che l'impianto è veramente bello, tutto quello che comporterà
è molto bello e molto importante per Pescara, per il comprensorio, direi per tutta la regione. Mi ha colpito molto una frase che hai detto tu, Daniele, con il presidente del CONI Malagò nel corso della serata, quando avete ricordato la Dacia Arena, lo Juventus Stadium, avete detto come nel calcio del futuro non si può prescindere dalle infrastrutture, dagli stadi importanti. Perché? Perché il calcio ormai è arrivato a dei livelli tali per i quali, per tenerlo così all'avanguardia, bisogna dotarlo di impianti all'altezza. La Juventus ha aperto la strada, l'Udinese ha seguito quella strada, adesso altre società virtuose stanno facendo altrettanto. Qualche settimana fa ho avuto il piacere di essere all'inaugurazione dello stadio di Frosinone, che è un piccolo impianto, ma che nel suo essere piccolo, tra virgolette, è un gioiello. Molti altri club stanno lavorando, il Bologna, l'Atalanta, il Bari stesso vuole mettere mano al San Nicola, che è un impianto ormai non più adatto e non più utile per il gioco del calcio. E quindi io credo che il calcio italiano, in ritardo, in clamoroso ritardo ancora rispetto al calcio inglese, a quello tedesco, a quello spagnolo, a quello francese, ormai siamo, mi spiace dirlo, siamo gli ultimi in Europa per gli stadi, per le infrastrutture. Dobbiamo metterci assolutamente al passo. Buonasera Daniele, scusami. Al di là della Coppa Italia. Ah, eccoci, sì, prego. Ciao, buonasera. Ciao Daniele, allora... Abbiamo parlato di infrastrutture, stiamo parlando di infrastrutture. Torniamo un attimo al calcio giocato. Tu che segui un po' tutto il calcio, insomma, hai visto più volte il Pescara. Il Pescara di quest'anno cosa ti sembra? Quali sono le difficoltà che stai incontrando secondo te? Guarda, mi ero abituato a capire o a riconoscere le squadre di Zeman dopo poco. Cioè Zeman è uno che dà delle impronte molto chiare alle sue squadre, sia quando ha avuto poi dei successi e dei riscontri positivi, ma anche quando non li ha avuti. Questa mi sembra una squadra che ha cominciato con dei segnali interessanti, che poi si sono persi un po' per strada. Secondo me, a livello psicologico, ancora prima che tattico, tecnico, hanno molto pesato quei 3 pareggi subiti in rimonta, dove credo che la squadra abbia perso un po' di sicurezza, un po' di certezza. È come se quei 3 risultati abbiano confuso le idee a questi ragazzi e hanno incominciato, credo, a chiedersi che tipo di squadra siamo, andando in campo non assomigliando né a una squadra di Zeman, ma neanche a qualcosa di diverso. Cioè mi sembra una squadra ibrida che vive di sprazzi, cioè dentro la partita vedi dei movimenti zemaniani, vedi delle idee di Zeman, ma sono momenti, sono sprazzi. Siamo a fine novembre, questa non è una squadra ancora con il marchio di Zeman, non credo assolutamente che ci sia uno spogliatoio che sia contro l'allenatore. Mi sembra una squadra che non stia capendo l'allenatore, o forse l'allenatore non stia capendo questi ragazzi. Il valore tecnico francamente mi sembra buono, non eccezionale. Però dallo stesso Zeman forse mi sarei aspettato che a questo punto della stagione fosse un po' più avanti. Evidentemente sta facendo una difficoltà non prevista per assemblare una squadra secondo le sue idee. Bene, Enrico. Sì, eccomi, io volevo chiedere a Daniele, in prospettiva gennaio, secondo te il mercato può essere una soluzione anzitutto in uscita, perché è una squadra che ha 31 tesserati, giocatori importanti come Zampano, come Gans, come Benalì che non stanno giocando, quindi il mercato può essere una soluzione per rimodellare la squadra proprio secondo quelle che sono le caratteristiche di Zeman? Se Zeman a giugno ha chiesto dei calciatori che non gli sono stati dati, allora evidentemente su questo tavolo torneranno a discutere, ma non è uno di quei casi il Pescara in cui vedi la squadra e pensi c'è bisogno di rafforzarla in difesa, c'è bisogno di rafforzarla davanti, in mezzo. Cioè questa è una squadra che nel suo insieme non mi sembra, l'ho appena detto, non mi sembra ancora in sintonia con le idee del suo allenatore. Se ci deve essere un cambiamento, addirittura una rivoluzione, evidentemente Sebastiani con Luca Leone, con Pavone dovranno operare molto a fondo, sperando, perché dico la mia, è la mia speranza, che a Zeman venga concesso il tempo di continuare a lavorare con pazienza,
con le giuste valutazioni, perché è chiaro che qualcosa non sta funzionando, però io credo che l'importante sarà arrivare a gennaio con questo gruppo tecnico, con questo allenatore e poi vedere la classifica, stilare un bilancio e poi, perché no, insomma, magari provare ad accontentare Zeman sotto tutti i punti di vista. Ci sono all'interno di questo gruppo delle incognite, mi viene da pensare la prima più clamorosa, cioè Ganz gioca, non gioca, se ne è parlato molto, se ne parla tanto, è stato un investimento molto importante, non può credo accontentarsi uno come Ganz di scampoli di Coppa Italia o di poche apparizioni, di pochi minuti durante il campionato. Questa è una di quelle situazioni che credo andrà risolta. Non so se Walter, Luigi in studio hanno qualche domanda per Daniele Barone. Ma no, io volevo appunto tornare proprio su questo punto dell'organico. Secondo me il rischio... Ciao Walter. Ciao Daniele. Intanto devo dire che ho apprezzato molto la tua conduzione di oggi. C'era quel pizzico di partecipazione, chiamiamolo diciamo sentimentale, chiamiamola insomma, ecco, quella che ha tolto un po' del paludato che si rischia quando si chiama. Mi hanno fatto anche commuovere, Walter. Sì, l'ho visto e devo dire che l'ho condivisa la tua commozione nel ricordo di Gabriele. Devo dire che quello è un punto d'onore per te. È un punto d'onore per te perché, voglio grazie, dire, noi che abbiamo frequentato certi personaggi che hanno fatto la storia dello sport pescarese, abbiamo, credo, il diritto di ricordarli con un pizzico di nostalgia umana e di affetto in più, perché oggettivamente i rapporti erano qualcosa di serio allora sul profilo umano. Adesso non per, come dire, per smitizzare il tutto, ti direi che ti volevo dire, secondo me il problema Zeman Pescara in questo momento è esattamente questo, cioè il rapporto allenatore spogliatoio. Io sinceramente comincio a avere qualche dubbio e se dovessi essere io a decidere, adesso avrei questo dubbio: se vado a gennaio ci vado per continuare con Zeman, quindi devo fare, a costo di smantellare la squadra, devo fare un grande mercato, altrimenti devo decidere qualcosa prima. Guarda, tra l'altro oggi lo abbiamo ascoltato prima dell'evento, Daniele Sebastiani, per quanto possano volere le parole, lo sai meglio di me, però lui ha ribadito assoluta, piena, completa stima, sostegno, fiducia nei confronti di Zeman. Poi magari incrociamo le dita, facciamo gli scongiuri, va male con la Ternana e Sebastiani due minuti dopo esonera Zeman. Però io credo che lui, Sebastiani intendo, abbia ancora voglia di credere in questo progetto. Non credo che quando si guarda il calendario si possa o si debba dire vabbè, adesso abbiamo partite semplici, Ternana, Cesena, le partite semplici lo sapete meglio di me, in B non esistono, sembrava abbordabile quella di La Spezia e sappiamo come è andata. Spiego meglio quello che ho detto un attimo fa, cioè non credo che ci sia un problema di malafede del gruppo spogliatoio nei confronti di Zeman. Secondo me non si è creata l'empatia tecnica tra questi ragazzi che stanno lavorando con grande impegno, con grande applicazione, e l'allenatore. L'allenatore dice A e loro magari capiscono B. Non c'è voglia di andargli contro. C'è in questo momento un po' di difficoltà a capirsi, secondo me. Perfetto, Pierluigi, io ringrazio Daniele Barone. Grazie Daniele. Grazie a voi. Grazie Daniele Barone, io ti restituisco per il momento la linea, non so se vogliamo, anzi dimmi tu se vogliamo sentire subito Sgambati, perché qui la serata sta terminando, allora, Pierluigi, quindi dimmi sì, tu se ascoltiamo, vogliamo sentire Sgambati per il progetto perché... stadio della Proger. Ascoltiamo Sgambati della Proger e sì, poi allora... magari ci sentiamo per un ulteriore collegamento più tardi, ma intanto puoi chiamarlo. Siamo in diretta. Eccolo, allora sta arrivando proprio in postazione da noi, diamo l'auricolare a Umberto Sgambati della Proger, perché la firma, il progetto di questo stadio è proprio di Umberto Sgambati, no? Lo possiamo dire, l'idea? Sì, l'idea
diciamo, il montaggio complessivo, il progetto architettonico di Giovanni Vaccherini, ma l'integrazione di tutte le varie parti è di progetto, sarà di progetto, perché il progetto è appena partito, adesso la strada da fare, il confronto da fare è ancora molto lungo. Cerchiamo di compattarlo nei tempi perché quest'opera sia pronta al più presto. Ecco, le dico una cosa, ingegner Sgambati. Il presidente Malagò, oggi presente, ha ricevuto il regalo della maglia da gioco con scritto dietro 2020. Come dire, non si può sgarrare. Nel 2020 lo stadio deve essere pronto. Lei quanto è fiducioso? Io sono molto fiducioso. Ci sono tutte le condizioni per farcela. L'inizio è stato un buon inizio, ovviamente il grosso del lavoro deve ancora arrivare, ma siamo tutti fiduciosi perché la squadra è una bella squadra, il progetto è un bel progetto e soprattutto la localizzazione Pescara, intendo, è il posto giusto per un progetto del genere. Stadio da 20.700 posti, immensa area parcheggi con, se non ricordo male, 1.600 posti auto, insomma stadio proiettata al futuro. Di prima categoria, sì, è uno stadio di nuova generazione, è uno stadio con dei contenuti che evidentemente vanno al di là di quello che è lo stretto mondo del calcio, come si deve pensare di fare oggi. È un contenitore di tante funzioni, di tante discipline, ma di tanti valori diversi. Ed è per questo che ritengo che sia per Pescara un progetto importante. Prima di salutare l'ingegner Sgambati, Pierluigi, se avete domande da studio, non so se Luigi Arboremascia ha qualche curiosità per Sgambati, vi ascolta l'auricolare. Sì, buonasera ingegnere e ciao Enrico. Ingegnere, buonasera. Le parlo da ex sindaco che ovviamente va oltre il progetto dello stadio, che è molto bello, gliene do atto ed è molto suggestivo per chi è sportivo. Io quello che ho notato però che in tutti i rendering che sono stati mostrati manca una parte importante, cioè quella della sistemazione di un'intera area, perché stiamo parlando di credo oltre 10 ettari di territorio pescarese che oggi ha una significatività relativa, ma che un domani può essere invece un'area importante della città, e quindi mi sarebbe piaciuto vedere anche qual è la sistemazione complessiva, quella dell'area commerciale, non solo, ma anche quella relativa al sistema dei trasporti, delle interconnessioni, dei parcheggi di scambio. Io questo fino adesso ancora non l'ho visto, ma immagino che, come ha detto lei, il percorso sia lungo e quindi verranno scoperte, svelate le carte anche su questo aspetto che io ho tracciato. Ma di sicuro non sono state svelate le carte, perché ci sono ancora tante carte da fare. Adesso sono sul tavolo le idee, che sono delle idee ben verificate, ben strutturate, idee che funzionano. Da qui a chiudere un progetto c'è tanta strada da fare. Tutte le cose di cui ha parlato lei sono elementi fondamentali del progetto. Il tema della riqualificazione è importantissimo, ma se ne dico solo una, Fosso Vallelunga di per sé è un progetto, è quello che dovrà diventare il Fosso Vallelunga come collegamento di quest'area alla spiaggia, al litorale, la riconnessione con Villaggio Alcione, la soluzione del nodo trasportistico, potente nodo trasportistico che sarà la porta sud della città, sono tutti elementi che faranno del progetto un vero progetto d'area urbana e non semplicemente un campo di calcio. Grazie. Perfetto. Bene, grazie Enrico, ci sentiamo. Perfetto, allora io sì. Più tardi. Grazie. No, ascoltami Pierluigi, no, io ti dico, i saluti è meglio che li facciamo adesso perché siamo rimasti praticamente soli, ci stanno cacciando fuori perché la serata è finita, quindi non abbiamo da farvi ascoltare altri contributi, perché vi ricordiamo che la serata di oggi ha avuto dei grandi big del mondo del calcio su tutti, il presidente della Sampdoria Ferrero, il presidente naturalmente del Pescara Sebastiani, che abbiamo ascoltato il presidente nella tua intervista prima. Li abbiamo ascoltati entrambi. Sì, dovevano essere, tranne Malagò che è ripartito, gli altri dovevano essere qui con noi questa sera, però hanno scelto, ci mancherebbe, rispettiamo, una location più isolata, magari ci sono dei discorsi calcistici da affrontare con la massima tranquillità, quindi non sono venuti qui alla Marina di Pescara, al ristorante da Franco, ma il contributo di Daniele Baroni è stato molto importante sia dal punto di vista dello stadio che dal punto di vista tecnico sul Pescara. La domanda di Luigi Arboremascia per quanto riguarda il progetto stadio ha risposto, credo, in maniera soddisfacente
l'ingegner Umberto Scambati della Proger, quindi abbiamo fatto un servizio comunque completo, Pierluigi, e con la collaborazione tecnica di Alberto Capo. Noi ci fermiamo qui perché la serata è davvero terminata. A te e buona trasmissione. Grazie, grazie Enrico, grazie per il grande apporto. D'altra parte sono momenti in cui un po' tutti si riuniscono, approfittano di parlare. Abbiamo ascoltato cose molto importanti. D'altra parte avevamo già ascoltato le interviste di Malagò e di Sebastiani che ci hanno detto tutto su questo progetto. Pescara, senatore Razzi, è una città da non mezzi termini, insomma, nel calcio o si tifa, si riempiono gli stadi quando le cose vanno bene, oppure nessuno va allo stadio, o si fanno grandi infrastrutture o non se ne fanno, insomma, ecco, non c'è equilibrio in questa città? Ma guarda, Pescara merita la Serie A, come io penso che questo stadio sicuramente darà un grande vantaggio alla regione Abruzzo, ma soprattutto alla città di Pescara e vicini come Francavilla, Chieti, Montesilvano, almeno i confinanti. Sicuramente questo è un bel lavoro, un bel progetto. Io ne conosco parecchi stati, dove Juventus Stadi, dove sono stato, in Svizzera, allo Stade Suisse, a Berna. Sono bellissimi stati, piccoli ma sembrano bamboliere, anche lo stadio di Lucerna, la città dove ho vissuto, 16.000 spettatori, ma c'è tutto, veramente bello. Poi non parliamo del Bernabeu, che anche conosco. Sicuramente è stata la Juventus la prima novità in Italia, ma sicuramente lo devono tutti quanti, perché l'infrastruttura è molto importante anche per la sicurezza degli spettatori, ma anche per la sicurezza delle famiglie, perché si fa questi stadi così proprio per andare in famiglia, perché c'è il supermercato, c'è il ristorante, c'è il bar, dove anche quando un giorno non c'è la partita possono ugualmente ad andare lì, sicuramente va a passare una bella giornata in famiglia, se l'infrastruttura è fatta decentemente. Ecco. Certo. Allora, a questo punto vediamo da casa quali sono le impressioni degli sportivi. C'è in redazione Tatiana Conetti che sta un po' ricevendo quelle che sono le domande o comunque le considerazioni degli sportivi da casa. Buonasera, gentili ospiti. Il Pescara del secondo tempo di Genova mi ha letteralmente ipnotizzato. Vuol dire che Mister Zeman e i suoi ragazzi vanno benissimo se vogliono. Forza ragazzi, riconquistateci e verremo tutti a Cesena. Saluti Antonio. C'è qualcuno che è comunque ottimista. Buonasera agli ospiti da Antonella. La frase che mi viene in mente stasera è: mai una gioia. Ho sentito già parlare del mercato, come non detto, di gennaio, spero tanto che a questo punto non ci sfiori neanche il pensiero. Potremmo fare solo danni. Sebastiani finirebbe per vendere i nostri giocatori migliori, che forse sarebbe meglio tenere in vista sia del prossimo campionato di B sia del prossimo tecnico. Paolo, dall'ottimismo al pessimismo. Ma io sono d'accordo con il primo con Antonio. Io sono sempre ottimista, voglio essere ottimista perché altrimenti non avrebbe senso parlare di disgrazie nell'immediato. Aspettiamo, io dico sempre di aspettare, penso che sia il modo migliore. Allora, parola d'ordine, aspettiamo per Paolo Passamonti. E ascoltiamo invece, vediamo se ci sono altri messaggi. Basta con questa storia degli stadi in Italia, l'Atalanta gioca da 70 anni in quello stadio, basta con queste priorità, ci sono cose importanti da fare e mai realizzate. Lasciamo che lo stadio nuovo faccia il suo corso e tifiamo per la squadra, Remo Piersante. Bravo. Certamente questo è importantissimo, una cosa sono le strutture, un'altra è la squadra di calcio. Nella storia di Zeman mai maghi e scommesse, Zeman la pecora nera del calcio italiano, però la parte pulita, Zeman mai coinvolto in scommesse, per me basta ed avanza nel calcio di oggi. Walter, questo è un... non c'è nulla da dire, insomma, questo... Zeman è un personaggio di quelli rigidi con se stesso prima di tutto e poi con gli altri. Io vorrei dire una cosa adesso, sì, Zeman è così e sono perfettamente d'accordo, ma questa dovrebbe essere la norma,
Cioè l'eccezione è chi non è così. Cioè un allenatore non dovrebbe essere mai coinvolto in vicende poco pulite di sport. Uno come Zeman è stato capace di rimanere, come si dice, assolutamente estraneo a certe deviazioni del mondo del calcio, anche molto vicine a lui, di denunciarne altre. Però io mi ostino a dire che diciamo, non deve destare meraviglia questo, deve destare scandalo chi devia. Certo. Altri messaggi, vediamo se si parlerà dello stadio o della squadra. Saranno contenti i pescaresi del nuovo stadio, speriamo che alla fine non vengano appioppati i costi alla collettività e se il Pescara fallisse nel frattempo, forza Zeman, vinci e poi dimettiti tu. Anche questa. Ma chi dice che sarà positiva la costruzione di questo stadio in quella zona? Dove stanno gli ambientalisti? Non vi preoccupate, altri difenderanno l'ambiente per davvero, non i governanti. Buonasera a tutti, prima di fare uno stadio più grande non sarebbe meglio fare una grande squadra all'altezza di un nuovo stadio? Edoardo da Pescara. Lo stadio sarà più piccolo, molto più piccolo. 20.700 spettatori, è la concezione dello stadio che è diverso. Rispetto a questo sarà, non dico la metà, certo, più piccolo perché non c'era... Tanto per dare un numero per capire, attualmente il tifoso più vicino sta a 30 metri circa dal campo, dopo starà a 5-7 metri, l'ultimo adesso sta a 150 metri in cima alla curva, dopo sarà a 25 metri, 30 e questo metri. È nettamente positivo. Quindi le dimensioni dello stadio sono nettamente più piccole, tutto il complesso diventerà più grande, però io sono d'accordo anche con l'osservazione di chi dice che un progetto del genere, se lo guardi quando te lo presentano, è stupendo, ti verrebbe da dire facciamolo domani. Ecco, però prima di farlo bisogna guardare, come diceva anche l'amico Luigi, no? Bisogna guardare il contesto dove lo vai a calare, gli equilibri diciamo, di natura urbanistica o anche di altro ambientale. Parliamoci chiaro, un progetto del genere impiegherà circa 10 ettari di terreno, certo non li coprirà tutti e 10, ma questo è l'ordine di grandezza. Comunque li coinvolgerà. È una sorta di area di risulta che viene riempita di stadio, parcheggi, negozi, eccetera. E io adesso dico una cosa da ambientalista, la butto lì come una provocazione. L'acqua che adesso cade su quel terreno viene assorbita in larga parte prima di diciamo scivolare verso il fosso, verso il mare. Nel momento in cui tu l'avrai coperto larga parte di quel terreno, con lo stadio, con i parcheggi, con quell'acqua andrà molto più velocemente verso la parte più bassa. E a Pescara, fino a 10 giorni fa, anche meno, abbiamo visto cosa succede quando piove, no? Ecco, un progetto del genere, io sono sicuro che ci hanno pensato i progettisti, però un progetto del genere su quella zona propone anche, diciamo, riflessioni di questo genere. Io non ne capisco, quindi mi limito a buttare il... Quindi è ovvio che prima che quel progetto vada avanti bisogna valutare queste cose. E poi, e la chiudiamo lì con la parte, diciamo, tra virgolette, polemica, e poi vista con gli occhi della città abbiamo due cose da valutare. Uno, facciamo uno stadio FIFA, ma uno stadio FIFA ha un senso se dentro c'è una squadra, una società. Io non voglio dire che faccia le coppe europee, ma che perlomeno viva nelle categorie del calcio che conta. Quindi avere una società solida, una squadra competitiva, e una, diciamo, altrimenti hai fatto il bel giocattolo, il bambino invece è appassionato di scacchi. E dopodiché per la città si pone il problema stadio Adriatico. Quella cosa lì che qualcuno ha detto che è un'opera d'arte, e qui io penso che abbia detto una cosa molto discutibile, costa 700-800 mila euro l'anno a tenerlo così. E finché c'è il calcio professionistico,
metà, forse due terzi, forse anche qualcosa in più di questi costi, bene o male vengono ammortizzati. Il giorno che va via il calcio professionistico, qualcuno dovrà pure pensare a un impianto che sta lì, magari protetto dalle belle arti, ma qualcuno dovrà preoccuparsi che poi non cada a pezzi e non diventi un ricettacolo di rifiuti, perché io fatico a immaginare una società di atletica leggera o altri sport dilettantistici che tirino fuori i soldi per mantenere lo stadio. Finirà inesorabilmente, in larga parte, sulle spalle del pubblico, cioè... Allora, no, scusa, io solo volevo... Prego. Sì, volevo velocemente abbiamo la pubblicità. Una piccola... io spero che in questi due anni dia lavoro a abruzzesi, quello è sicuro, a gente quello abruzzese. È, certo. Io penso che quello lì è una cosa positiva, certo, che può almeno far lavorare diverse persone abruzzesi, magari che non vengono da fuori operaie, che dia lavoro agli abruzzesi che vivono in questo luogo. No, io quello che volevo dire, mi riallacciavo a quello che diceva Walter, è veramente il destino dello stadio Adriatico Cornacchia. Certo. Cioè, questa amministrazione, come la prossima, perché non sarà questa amministrazione ad inaugurare questa struttura, se si realizzerà e se il percorso sarà agevole, si dovrà preoccupare soprattutto, perché poi questa è una struttura non comunale quella che verrà realizzata. Sarà lo privata, stadio Adriatico Cornacchia loro. È una struttura comunale. E quindi la conversione di quello stadio, l'utilizzo, non può essere liquidata questa questione solo con l'utilizzo con la pista di atletica e per eventi di atletica leggera. Che no, non basteranno le risorse. Mi auguro, sicuro, che possa essere un settore incrementato, poi ma potranno essere spettacoli, due manifestazioni, tre manifestazioni l'anno. Lì c'è una struttura da 20.000 posti che soltanto 8 anni fa è stata destinataria di un intervento di oltre 10 milioni di euro della comunità, della collettività, comunque italiana, non erano soldi del comune di Pescara, ma che comunque arrivavano da uno sforzo del governo italiano, del CONI e di tutti coloro che hanno collaborato a quella riqualificazione. Di questo si dovrebbe preoccupare oggi un'amministrazione o la prossima amministrazione, per garantire alla città di Pescara un futuro di quella struttura e che non diventi il secondo stadio abbandonato. C'è il Rampigna, che è lo stadio glorioso di Pescara, che è in totale abbandono. Con questo faremmo il paio. Ma infatti a Bodi l'idea dello stadio nasce dall'idea di dalla Bodi, riqualificazione dello che mirava alla riqualificazione dell'Adriatico. Adesso questo progetto qua, che è, va detto, è tutto privato, è suggestivo, è anche bello e io sono convinto che risolverebbe molti problemi di qualsiasi natura, oltre che un investimento di 70 milioni porta ricchezza in una città, quindi gli aspetti positivi sono stati detti, esistono e sono tantissimi, però se vogliamo guardare il problema nel senso generale, allora va detto che c'erano altre possibili localizzazioni, sì, una vicino all'Arca, un'altra vicino al casello dell'autostrada, di cui si parla molto sottovoce, ma ci sono perfino delle bozze di segno che vanno in giro, sono state scartate perché non considerate all'altezza o non appetibili, io non lo so, però esistevano altre ipotesi. E quindi va detto anche questo, perché il dibattito più approfondisce, meglio più produce. Dopodiché, fermo restando che il progetto è bello, piace a molti e probabilmente sarà anche un volano per l'economia cittadina e quindi non va sprezzantemente etichettato come speculazione, perché ovviamente gli investimenti si fanno per ricavarne un utile, ma possono arricchire la collettività. Detto questo, va detto anche che l'amministrazione si sta, l'ex assessore Diodati insieme ad Abbodi aveva fatto un forte lavoro per esempio sul riuso dell'Adriatico, proprio perché era il modo migliore di risolvere certe problematiche. Dopodiché l'Italia è sempre e comunque è l'Italia, no? Quella che mette i veti a toccare una colonna di cemento armato e poi magari non mette il veto a costruire
sul percorso delle valanghe, tanto per dire una cosa di cui si parla in questi giorni. Queste sono le contraddizioni gravi dell'Italia e non è che le risolviamo qua stasera, però esistono. Allora, fermiamoci un attimo per la pubblicità, poi inizieremo a parlare di Pescara-Ternana. Bene, ancora in diretta, dunque iniziamo a parlare della partita con la Ternana, che è una partita sicuramente molto importante per il Pescara, dopo le ultime sicuramente negative per quanto riguarda il risultato. Allora, a questo punto andiamo da Massimo Minciarelli a Terni. Massimo, buonasera. Buonasera a te e a chi ci ascolta. Ecco, allora, qual è l'attesa da parte dei tifosi, da parte dell'ambiente di Terni per questa partita con il Pescara? Cosa si aspettano dalla squadra di Zeman? Ma è una tifoseria indubbiamente che è rimasta profondamente colpita dal pareggio in extremis che il Perugia nel derbissimo dell'Umbria è riuscita a ottenere domenica scorsa al 91esimo, oltretutto sotto forma di un calcio di rigore, diciamo, piuttosto dubbio. Quindi è una situazione, quella della Ternana attuale, che è estremamente contraddittoria, perché di fronte a una squadra che ha perso soltanto 4 volte, quindi ha perso pochissimo, però bisogna anche onestamente dire che ha vinto altrettanto poco, 2 sole volte. È una squadra che gioca un buon calcio, ma che purtroppo non finalizza granché. Quindi ovviamente la tifoseria aspetta con una certa trepidazione questa partita con il Pescara, sapendo quelle che sono le caratteristiche della squadra di Zeman. È una formazione che in attacco sa esprimersi in maniera veramente straordinaria, in qualche maniera si è visto anche poche sere fa in occasione della partita di Coppa Italia con la Sampdoria, ma che ha qualche lacuna in difesa, sulla quale si spera si possa lucrare un risultato positivo. In ogni caso è ovvio, pesa il penultimo posto in classifica, pesa la rivoluzione che la nuova società che è subentrata a Edoardo Longarini, ovvero l'Università Niccolò Cusano, l'Unicusano, pesano le scelte fatte da questa società, scelte sicuramente al risparmio, perlomeno fino a questo momento, nonostante l'entusiasmo, la buona volontà e anche l'atteggiamento abbastanza pittoresco dell'allenatore Sandro Pochesci, insomma i risultati stentano a venire. La Ternana verrà a giocarsela allo stadio Adriatico, cercherà di ottenere il risultato pieno, questo fuori di ogni tipo di discussione, sarà seguita anche da un buon numero di tifosi, ma nessuno si nasconde la complessità della partita, date appunto, come vi dicevo poco fa, le caratteristiche dei biancazzurri di Zenak Zeman. Massimo, la probabile formazione? Non ci dovrebbero essere grosse novità rispetto a domenica scorsa, sono assenti o perlomeno sono indisponibili soltanto Albadoro e Ferretti, entrambi però non facevano parte della rossa di domenica scorsa. Credo che, come di consueto, Pochesci inizierà la partita in maniera abbastanza garibaldina con il suo consueto 3-3-1-3, un modulo piuttosto spregiudicato, 3-3-3-1 come vogliamo chiamarlo, chiamiamolo. Gioca prevalentemente in attacco la formazione rossoverde, perlomeno inizia le partite in questa maniera, quindi credo che dovrebbero giocare gli stessi giocatori che hanno praticamente iniziato la partita con il Perugia, forse con un paio di eccezioni costituite soprattutto dal dubbio in ordine all'attaccante esterno Carretta, che è in condizioni fisiche non straordinarie, in effetti non ha partecipato agli ultimi 2 sedute di allenamento. Per allarme comunque c'è Tiscione, un giocatore ugualmente che predilige la fascia laterale per far fruttare le sue caratteristiche offensive. Ternana che viene a giocarsi la partita a Pescara, poi insomma sappiamo tutti, lo ribadisco ancora una volta, quello che può succedere. Non mi meraviglierei una partita ricca di gol. Grazie, grazie a Massimo Minciarelli, buona serata. La Ternana ha obiettivi e difficoltà, però anche il Pescara in questo momento deve migliorare moltissimo, Luigi. La Ternana è una squadra sorprendente, perché rispetto a quella che era l'attrezzatura di organico della Ternana d'inizio campionato, Massimo Minciarelli, che è molto simpatico e che sentiamo poi ogni anno,
E ovviamente come tutti i tifosi si aspetta sempre qualcosa di più, però vedendola un po' da lontano, sì, il folclorismo di Pochesci, l'entusiasmo eccetera, ma sta facendo fin troppo la Tenana. È una squadra costruita a risparmio, con dei limiti evidenti. E adesso invece per il Pescara si apre un ciclo, dovrebbe essere formidabile, cioè un ciclo di partite abbordabili sulla carta. Poi in realtà le partite abbordabili sono solo sulla carta, ma alla fine finiscono per complicarsi, speriamo di no, ma iniziamo a tirare anche le somme di un girone d'andata in cui, se si vuole mantenere qualche prospettiva come quella che oggi Zeman illustrava su un noto giornale locale, cioè dobbiamo arrivare ai playoff, non è da Zeman, c'è minimo l'obiettivo dei playoff, io credo che il Pescara dovrebbe girare almeno a 32-33 punti, che significa che nelle prossime partite, a cominciare da sabato più che mai, e quindi veniamo sul pezzo e sul tema della partita di sabato, il Pescara deve vincere almeno altre 4 partite nelle prossime, che dovrà disputare di qui fino alla fine del girone di andata. Si vedrà che qual è la vera pelle di questo Pescara, cioè ogni volta diciamo ci aspettiamo la conferma. Sabato è una partita casalinga e quindi non solo ci aspettiamo la conferma, ma ci aspettiamo di essere convinti alla fine di quella partita che il Pescara possa veramente scrollarsi di dosso tutti i problemi, anche quelli che diceva Daniele Barone, aver perso certe sicurezze per via di quei famosi 3 pareggi, può essere una tesi. Comunque c'è bisogno di vedere un Pescara rilanciato con un po' di entusiasmo e soprattutto con un po' di forza, anche dal punto di vista atletico, perché anche sotto questo punto di vista stranamente il Pescara è molto poco zemaniano. Vediamo altri messaggi da casa, ce ne sono tantissimi, mi dice Tatiana, e allora vediamone altri. Una domanda a Nerone: ma secondo lei Brugman e Carraro non sono due doppioni? Secondo me tutte e due non possono giocare insieme. Walter, velocemente. Ma più che doppioni, diciamo che secondo me, e non solo secondo me, sono tutte e due, come dire, registi. Nella concezione zemaniana del calcio, secondo me sarebbero tutte e due play bassi, quindi diventano incompatibili laddove tu vuoi impiegare uno. Però dovrei aggiungere che dei centrocampisti del Pescara, forse escluso Koulibaly e in parte Valsania, gli altri sono quasi tutti play bassi come caratteristiche, diciamo, grossolane. Dopodiché aggiungiamo un particolare: Brugman ormai è un giocatore fatto e ha dimostrato di sapersi adeguare anche in ruoli, diciamo, che anticamente gli piacevano di più. Carraro sta nascendo e voglio dire, il calcio moderno certe specializzazioni non le apprezza più, quindi se è vero che come fondamentali sembrerebbero due, io invece li vedo insieme. Il problema è diverso, è che le caratteristiche di Carraro forse non sempre bastano a coprire quello che possono essere i deficit dal punto di vista atletico di Brugman. Altri messaggi? Eccoli. Ma Zeman perché non fa giocare Pettinari ala? Perché a Crotone fece un ottimo campionato con Drago. Per mettere centravanti Gans non vi sembra una buona scelta? Beh, ne abbiamo parlato tante volte. Paolo, che ne pensi di inserire tutti e due i giocatori? Insomma? Io farei l'esperimento, perché no? Io da un po' che lo dico. Io penso che quando bisogna vincere bisogna che ci siano giocatori che tirano in porta, perché qua molte volte manca il tiro in porta, no? Noi dobbiamo entrare con la palla di dentro. Quante volte noi abbiamo avuto il piacere di vedere qualcuno che ha tirato da fuori e ha fatto dei gol bellissimi. Ricordiamoci Sansovini all'epoca, certo, contro il Catania, mi sembra che fece. Anche perché si è sperimentato, esatto, tanto a questo e punto. Quindi giochiamo, tiriamo qualche volta da fuori, no? Perché il tiro ce l'hanno. Brugman l'ha fatto l'altro giorno, l'altra settimana scorsa, contro la Spezia, che ha fatto quel senza rito e ha tirato. Tiriamo da fuori ogni tanto, no? E quindi due attaccanti che tirano, penso che sia la volta buona. Ancora da casa. Parliamo del nuovo stadio, ma i soldi
chi li caccia? Abbiamo detto prima, patto privato. È privato, quindi è chiaro che sono i privati che sborsano le somme necessarie. Sapete la storia della rana e dello scorpione? Zeman la rana e Sebastiani lo scorpione fanno tutti e due puntini puntini. Lasciamo all'immaginazione. Sebastiani si occupi della rosa del Pescara e non di sostituirsi a Zeman. L'anno scorso mai una critica ad Oddo. Vabbè, poi l'ha cacciato. Non è che finì molto bene. Abbiamo giocato contro le riserve della Sampdoria che hanno realizzato 3 gol nei primi minuti. Rendiamoci conto della nostra grave situazione. È vero. Cari amici, per favore non tergiversiamo, affidiamo a Mr. Zeman il settore giovanile per valorizzare i ragazzi e prendiamo un allenatore vero, appunto, perché abbiamo un potenziale non indifferente. Prendetela come appello al nostro grande presidente. Fruttilandia, Montesilvano, un saluto a tutti, gli illustri ospiti e ai miei amici Aurelio ed ai miei amici Aurelio, Vincenzo e Lorenzo. Grazie per questo apporto. Ancora Sebastiani, vattene, forse qualcuno che magari ha scritto stesse cose. Perplessità per il nuovo stadio, forse la città ha altre priorità in questo momento. Se comunque il nuovo stadio si farà, ci auguriamo che Albore Mascia sia di nuovo sindaco. E saluti al senatore Razzi, uomo del popolo, grande lavoratore, un mito per tutti noi. Grazie. Fate il libro, guarda. Con lo stadio adriatico ci faremo il più grande mercato stabile d'Europa e non solo. Sarà vivo tutta la settimana e non solo un giorno ogni 15. Ognuno ha delle idee diverse, insomma. Può essere un'idea. Tutto perché può no? essere. Perché Se era presente Ferrero, allora sì che è una cosa seria. È più facile che si raddrizzi la Torre di Pisa che lo stadio di Pescara si faccia. Questo è un altro, però, pessimista, ovviamente. Buonasera, come al solito in Italia si combatte chi cerca con idee e investimenti di portare innovazione e ricchezza. Chiedo a chi fa finta di essere favorevole, ma di fatto non lo è, di adoperarsi per le sue competenze e di far capire una volta per tutte a tutti che lo stadio Cornacchia non è un monumento. Quindi le strade sono due, o si fa lo stadio oppure si tolgono questi ridicoli vincoli e si mette mano al Cornacchia, ma per togliere i vincoli tutti devono indossare la stessa maglietta, sono sicuro che chi deve capire capirà. Buonasera e forza Pescara. Beh, una riflessione molto sicuramente molto elaborata, molto lunga, e ce ne sarebbe da dire però, tantissimo. Però, la politica, però, però ecco, voglio dire, certo. Alcune cose sono condivisibili, certo, non ho capito se ce l'ha anche con me come falso favorevole, ma in realtà io sono favorevole finché non si infrangono le leggi, è giusto che uno che ha un'idea voglia investire, come dire, se con quella idea arricchisce è legittimo. No, dice si indossi un'unica maglietta e chi vuol capire capisca. Ma guarda, sì, no, non lo so. Si riferisce invece alla politica che dovrebbe essere unita e non divisa. Ma non è vero, cioè, ma in questo caso non credo che sia. Ma al di là di questo, il vincolo non è una scelta politica, il vincolo scende dall'alto come un fatto tecnico da parte di un organo tecnico. In questo caso il vincolo, se uno vuole essere malizioso, il vincolo in questo caso fa un favore, tra virgolette, nel senso involontario, al privato che vuole investire su un'area che attualmente, infatti, diciamo, si è cambiato registro dopo. A proposito di vincoli, ce ne abbiamo uno che è la pubblicità e poi torniamo in diretta. Bene, torniamo in diretta per la conclusione di questa trasmissione, molto interessante. Abbiamo parlato dello stadio, del nuovo stadio, abbiamo parlato del Pescara che affronta sabato la Ternana allo stadio Adriatico, e mi hanno detto che c'è un senatore possibile. Sì, guarda. Hai scritto un libro. Ho scritto un libro. Che venerdì scorso l'ho presentato al mio paese, a Giuliano Teatino, domani lo presento a Pescara, a Piazza Duca, numero 48, un bar lì vicino al giornalaio. Questo per omaggiarti. Grazie. Ma non è che parla solo di politica o di incontri politici, parla anche di incontri sportivi. E qui ci sono personaggi che, uno grandissimo, Gianni Infantino, il presidente della FIFA,
Lui, sono stato quando lui è diventato presidente a Zurigo, mi ha detto: caro Antonio, hai salvato l'Italia perché sei l'unico parlamentare presente alla mia elezione. Sono stato fino alle 4 della mattina con lui, con la mamma e la sorella a festeggiare, e mi ha detto: io e te abbiamo la stessa storia, tu in politica e io nel calcio. E io ho detto: ma tu sei una potenza mondiale perché sei presidente della FIFA, io sono un semplice senatore. Ma comunque, dice, io pure vengo dalla Calabria, i miei genitori, e dice: tu vieni dall'Abruzzo, figlio, e oggi ci siamo trovati qui a Zurigo a festeggiarmi alla mia presidenza. Fra i tanti incontri c'è anche qualche incontro coreano? Sì, c'è il presidente della Repubblica Kim Yun-am, c'è anche Kim Jong-un, che è il maresciallo, il capo, e poi ci sono il capo del 38esimo parallelo, e poi c'è anche una capa, per potete dire, una donna che dirige il sottomarino lì a Pyongyang. E poi ci sono tanti attori, attrici, veramente un libro interessante, si può trovare. Non perché l'ha scritto lei, qualcuno mi diceva: ma senatore, come l'ha scritto? Io ho detto: un poco abruzzese e un poco italiano. Dice, almeno, dico, ma Crozza non c'è, Crozza non c'è. Crozza, no, c'è. Parla anche di Crozza, come no? Parla anche di Crozza. È inevitabile. Delle sue imitazioni che mi ha dato alla fine popolarità, ma io sono contento che ha dato popolarità all'Abruzzo, innanzitutto, perché molte volte viene parlato dell'Abruzzo solo sulle cose male, diciamo terremoti, alluvioni, nevicate o quello di Rigopiano, si parla tanto, invece una volta tanto si può parlare un po' di allegria, dove porta la canzone Vola Vola, e con un, diciamo, con quel balletto fenomenale che fa le ballerine con Vola Vola, diciamo, ha ridato lustro all'Abruzzo, e quello dobbiamo dire grazie a Crozza. Allora, senatore, proprio un pronostico su Pescara Ternana velocissimo. Mi sento che sicuramente due gol di vantaggio dovremmo vincere noi, perché se non vinciamo con la Ternana, anche non bisogna mai mollare, perché la Ternana sembra una squadra penultima in classifica, ma non è così, perché gioca un bel calcio e molto bene. Perciò io dico al mister Zeman di ben dare la carica ai suoi ragazzi, e sabato forza Pescara. Paolo, no. Sei d'accordo con il senatore? Ma d'accordissimo, come no? Allora, Luigi e Walter, su questa partita abbiamo detto tante cose, qua si tratta solo di attendere ormai. Siamo un po' refrattari ai pronostici, ma voglio dire, insomma, sabato, la partita di quelle che devi vincere a tutti i costi, se no salta il banco. Walter? La Ternana ha una media di 2,5 gol a partita fuori casa, a Pescara potrebbe prenderne anche il doppio, il problema semmai sarà quelli che gli si lascerà fare. Dopodiché credo che questa sia la prima di quattro partite che ci diranno se Zeman è ancora padrone di questa squadra. Riesci in 30 secondi o anche meno a dirmi se secondo te, viste le dichiarazioni di Ben Ali, ci sono problemi nello spogliatoio? Allora, secondo me un problema, tra giocatori e il tecnico. Secondo me un problema di sicuro c'è. Ed è qualcuno lo diceva prima, con Daniele, se non ricordo male, no? Il discorso di quei tre famosi pareggi. Cioè, nello spogliatoio il dubbio, il germe del dubbio, diciamo, c'è. E quindi qualcuno forse non è così convinto che sia la strada giusta quella che stia percorrendo. E questa è una delle insidie più gravi che un allenatore possa avere, cioè quello di trovarsi con uno spogliatoio di ragazzi per bene, perché Ben Ali, Pigliacelli sbagliò tono o modo, se vogliamo anche circostanza, però voglio dire, il giocatore che reclama di voler giocare è in buona fede. Voglio dire, questi ragazzi se vanno sul mercato a gennaio, dopo aver fatto tanta panchina,
dove vanno a giocare? Non è che potranno reclamare stipendi da primi della classe, no? Quindi... Staremo a vedere. Allora, grazie alle camere, a Diego Martelli, al coordinamento di Naomi Polidoro, in regia a Danilo Cinquino, in redazione a Tatiana Conetti. Saluto anche Enrico Giancarli e Alberto Capo della nostra troupe esterna. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. Grazie agli ospiti in studio. Appuntamento come sempre a giovedì. Sarà un'altra trasmissione molto interessante. Buonanotte a tutti. A tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione rimarrai senza parole, clicca se seguici.